Se da una parte i rematch contro i capi palestra mi hanno fatto un po' pena e mi hanno fatto dire bocciati questi rematch perché non avevano nulla di innovativo nel team se non qualche Pokémon in più e i set erano bene o male quelli che darebbe un ragazzino che si fa la sua prima avventura nel mondo Pokémon, beh, devo dire lo stesso purtroppo anche dei rematch contro i capi del Team Star. Ciao a tutti e benvenuti in questo penultimo extra di Pokémon Violetto. Posso dire con certezza che è il penultimo extra. Infatti mercoledì tratterò l'ultimo extra, che è quello del super torneo scolastico, e farò una piccola riflessione magari se ci entra nel mezzo, tanto questi video sono corti corti. Purtroppo, come i capi palestra, anche i rematch contro i capi del Team Star mi hanno lasciato con l'amaro in bocca. Come quando bevi un caffè amarognolo e devi sciacquarti la bocca con l'acqua. Insomma, io vado lì tutto quanto preparato con il team che ho usato per i capi palestra e dico: ma saranno un pochino più forti quelli del Team Star? Beh, più forti, ma non meglio. Nel senso, sono piacevolmente sorpreso che ci siano dei rematch contro i capi del Team Star e che i loro team siano ovviamente anche più forti, ma sarebbe stato da metterli almeno con 10 livelli sopra a quelli attuali. Sono tutti quanti a 65, ma vuoi mettermi allora solo i primi, i più facili a 65, e poi magari quando arrivo a quello più difficile di tutti, in questo caso sarebbe, se non sbaglio, la lottatrice Nespera, la più forte del Team Star, oltre Cassiopea forte è un parolone, però dico, la più forte del Team Star sarebbe Nespera, mettimi i suoi Pokémon al 75 almeno. Così come i capi palestra, l'ultimo capo palestra, che è Gruscia, me lo dovevi mettere con il livello 75. E invece no, tutti al 65, quindi 10 livelli in meno di quanto secondo me dovrebbero stare, e set che non sono competitivi neanche questi, né i capi palestra né il Team Star, nessuno ha dei set competitivi. E a dire il vero avrei trattato il Team Star nello scorso episodio, perché praticamente dico le stesse cose che ho detto dei capi palestra, ma mi ero scordato che si potevano sfidare. Però devo dire che Team Star mi ha sorpreso trovarli più forti, perché dai capi palestra me l'aspettavo. Un capo palestra è colui che deve giudicare l'allenatore che va ad affrontarlo e dirgli: ok, mi hai sconfitto, puoi andare avanti, oppure no, non sei abbastanza forte, ritenta, sarai più fortunato. Però il Team Star, dopo le vicende del viale Polvere di Stelle, ha cambiato assetto, quindi non sta più lì a difendere una base, a fare bulletti, stanno lì a fare, insomma, da allenatori quasi per gli altri studenti della scuola. Quindi ok, da una parte sorpresa piacevole, perché possono affrontare il Team Star e farmare un po' di soldini, ma dall'altra no, fanno schifo in tutto e per tutto. Purtroppo non capisco ancora una volta perché siano così deboli, o quantomeno dagli un set competitivo, dagli uno strumento da tenere. No. O almeno 6 Pokémon, neanche quello. Stiamo prendendo una brutta direzione. Una piega molto più brutta rispetto a quella che il franchise ha preso negli ultimi 10 anni. Non va affatto bene. Però, che devo fa? Questo mi piace. E questo mi devo sorbire. Uno potrebbe dire: ma cambia gioco, cambia brand, cambia quello che ti pare. No ragazzi, è come uno che dice: ah, io posso smettere quando voglio. Poi in realtà non smette mai, perché gli dà assuefazione un certo tipo di prodotto. E questo fa con me Pokémon. Magari può succedere che non gioco per una settimana, per un mese, ma poi torno sempre lì. E lì batte il chiodo e non posso farne a meno. Che devo fa? Va così. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate tutti i link utili, per quanti pochi essi siano. E se ancora non siete iscritti al canale, magari avete un po' di bontà d'animo, iscrivetevi ed io ne sarò molto felice. Vi sarò riconoscente in maniera non tangibile. Ad ogni modo, ci vediamo domani. Bye bye! In maniera non tangibile.